L'anno che sta andando via sarà indimenticabile. Ci ha portato via affetti, persone non care. Non ci ha consentito di coltivare amicizie. Addirittura ci ha costretto a stare lontani dai nostri parenti. Ha rubato tempi e spazi di vita nella nostra città, ai cittadini più piccoli, ai bambini, rubando anche dei sogni. Ha rubato possibilità di rilancio per le nostre piccole e medie aziende, già in difficoltà dal punto di vista socio-economico per la vicenda dei flussi turistici. E però quest'anno forse ci ha portato a riflettere, a capire che talvolta il correre, l'affannarsi nel correre dietro al tempo va sostituito col dedicare più tempo alla nostra vita, alla vita delle nostre famiglie. Ci ha fatto riscoprire paradossalmente, mantenendo il distanziamento interpersonale, più vicini, forse un po' accomunati dalla paura, ma anche assieme nel sostenere chi aveva più difficoltà. Mi piace ringraziare in modo particolare la rete Trapani Solidale, dalle parrocchie all'associazionismo, che ci ha dato una grossa mano d'aiuto assieme ai servizi sociali nel non lasciare abbandonate le famiglie, quelle più in difficoltà, e sono diventate tante di più. Purtroppo, così come sento il dovere di ringraziare i nostri primi eroi sul campo, personale medico, paramedico, gli operatori del sistema sanitario, tanto in ospedale quanto i medici di famiglia, i volontari di protezione civile che ci hanno supportato anche nel mantenere l'ordine e tutelare la salute anche delle persone nella fase degli screening diffusi che abbiamo fatto ovunque. Ringraziamo anche le forze dell'ordine, i vigili, anche perché i vigili, le forze dell'ordine ci hanno ricordato che il rispetto delle regole della vita quotidiana, a maggior ragione durante la fase della pandemia, ci aiutano a tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. È ovvio che l'invito è quello di continuare ad essere vigili, ma vigili di se stessi, dei propri comportamenti. Tra i tanti eroi dovremmo ringraziare in questo momento il mondo della scuola, il personale scolastico, dai docenti a tutti gli altri, perché sono stati sul fronte ad accudire i nostri bambini, a non privarli dell'insegnamento, perché non sempre la didattica a distanza dà risposte positive, e però sono stati lì a rischiare. Non vanno dimenticati gli operatori ecologici. Sì, sono quelli che sono venuti a casa nostra a togliere i rifiuti pericolosi, peraltro, nel momento in cui in qualche famiglia c'era qualche positivo, ancorché asintomatico, e ci hanno aiutato anche a sanificare le strade. Così come tutti gli operatori della pubblica amministrazione, non solo che sono impegnati nei servizi in rete, stando a contatto con le persone. Penso al servizio idrico, per non parlare di tutti gli altri, e gli impiegati dello sportello, quelli comunali e non solo, impiegati nel front office. Certo, qualcuno dirà ci sono state delle disfunzioni, aggiungo, ce ne saranno ancora, perché lo smart working non è un'attività che in sé consente, soprattutto nell'erogazione di alcuni servizi, e anche per
un certo tipo di utenza. Io penso alle persone anziane che hanno difficoltà a collegarsi da remoto, internet e quant'altro, o a chi ha difficoltà e non lo sa fare. Ecco, queste sono persone che ci hanno dato una grossa mano d'aiuto e che noi dobbiamo ringraziare. Però dobbiamo fare attenzione nel ringraziare tutte queste persone e tante altre ancora che rischio di dimenticare. Abbiamo un modo, che è quello di evitare di complicarci e complicare loro la vita, rispettando le regole e dunque cercando di essere vigili di noi stessi. L'anno 2020 ha penalizzato molto le nostre attività, dalle piccole alle medie, già in crisi. E nonostante gli sforzi dei governi nazionale e regionale, gli aiuti non sempre sono arrivati puntuali e non possiamo considerarli comunque sufficienti. Come comune non abbiamo il Pozzo di San Patrizio. Le risorse del comune sono quelle che vengono dalla tassazione, dalla contribuzione di tutti noi cittadini. Abbiamo però cercato di fare la nostra parte e continueremo nel limite possibile a farla per dare una mano d'aiuto soprattutto alle nostre piccole imprese che rischiano assolutamente di non farcela, di non sopravvivere. Nonostante la pandemia io devo ringraziare non solo i colleghi della Giunta ma anche il Consiglio Comunale, a prescindere dalle differenze politiche, devo ringraziare anche diversi dirigenti, diversi impiegati del Comune di Trapani, ma anche di altre pubbliche amministrazioni che ci hanno consentito di portare avanti progetti importanti per questa città, per il territorio, per lo sviluppo, per il rilancio. Non a caso parlo e dico e sottolineo che il lavoro per la valorizzazione della destinazione Trapani qualsiasi va comunque avanti, non si è fermata. Ma assieme a tanti altri progetti, qualche cantiere l'abbiamo aperto, altri ne apriremo nel corso del 2021 e dell'anno a seguire, pur dovendo rinviare l'edizione di Europeade, che sarà prevista per il 2021, un po' riscoprendo la fierezza del popolo trapanese, andando indietro con la memoria, togliendo un po' di polvere, riscoprendo la bellezza di questo territorio, ci siamo candidati anche a Capitale Italiana della Cultura 2022. Ecco perché sottolineo questo in una fase ancora di pandemia, per dire che non dobbiamo mollare. Verrà la primavera, dopo i primi mesi invernali, assieme al vaccino, speriamo di poter godere di una rinnovata speranza, una speranza di primavera per quanto riguarda anche i nostri desideri, che sono quelli delle persone semplici, anche la stretta di mano, un abbraccio, un bacio, lussi che non abbiamo più potuto permetterci, ma soprattutto quelli delle azioni che ci consentono di rilanciare politiche di sviluppo e di sostegno alla nostra fragile economia, scommettendo laddove è possibile sui giovani che vogliono rimanere nelle nostre città. Per me e per noi tutti la primavera deve essere l'orizzonte di buona salute, di un rimettersi in cammino, di una rinnovata speranza. E noi che siamo figli alla storia del vento dobbiamo avere la grande forza, anche memori delle vicende del passato, di resistere ancora alcuni mesi a questa terribile tempesta pandemica. Possiamo farcela, dobbiamo farcela. Non perdiamo la speranza allora. Rinnoviamo il nostro impegno in termini di vigilanza, di prudenza, per noi stessi, per i nostri familiari, per la nostra comunità. Sotto l'albero di Natale facciamoci un dono, quello di essere un pochino più attenti, un po' più responsabili, sapendo che superati i mesi invernali verrà, e lo sottolineo ancora una volta, la primavera, la speranza, in buona salute di ripartire e far ripartire anche l'economia della nostra città, delle nostre città. Ecco, io penso che il modo migliore di augurarci, di augurarvi buon Natale, buon anno, sia quello di farlo
in buona salute.